È arrivata dopo 2 ore di camera di consiglio la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Trani relativamente al caso dell'omicidio di Claudio La Sala, il 24enne ucciso a Barletta la notte tra il 29 e il 30 ottobre del 2021 in seguito ad un litigio avvenuto in un bar. I due imputati alla sbarra, Ilia Sabid e Michele Di Benedetto, sono stati condannati a 24 anni di reclusione ciascuno e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Le richieste della procura avanzate dalla PM Roberta Moramarco. È stata fatta finalmente giustizia, dicono dalla famiglia La Sala, anche se il dolore per la perdita di Claudio è una condanna che equivale ad un ergastolo. Almeno che sia stato confermato quello che ha richiesto il pubblico ministero ci fa sicuramente in qualche modo sollevare un pochino l'animo, anche se qualsiasi sentenza non avrebbe sicuramente equiparato quello che il dolore a cui siamo stati condannati noi, perché c'è un ergastolo che non è stato contemplato, quello nostro, quello che noi vivremo per tutta la vita. Comunque sia, spero che sia quantomeno di esempio che commettere certi reati per futili motivi e togliere la vita ad un ragazzo che aveva davanti un futuro splendente sicuramente non sarebbe dovuto rimanere impunito, e questo è quello insomma che finalmente è arrivato oggi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe partito da un banale litigio all'interno di un bar del centro storico di Barletta tra La Sala e Di Benedetto. Lo screzio sarebbe proseguito all'esterno del locale, dove Ilia Sabid, all'epoca 18enne, avrebbe ferito gravemente La Sala con una coltellata all'addome, costringendolo a trascinarsi in una stradina poco distante, dove si accasciò al suolo. Ma dopo pochi secondi venne raggiunto nuovamente da Di Benedetto, che lo colpì ripetutamente alla testa e al corpo con un casco, sferrandogli calci all'addome anche in corrispondenza della ferita subita poco prima. La Sala morì alle 7 del mattino all'ospedale di Miccoli per le conseguenze di uno shock emorragico. Di Benedetto, oggi 23enne, si è sempre proclamato innocente, dichiarando di non essersi accorto della coltellata inferta dall'amico e quindi di non sentirsi responsabile della morte di La Sala. Entrambi gli imputati rispondevano di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Ci hanno seguito l'impostazione che abbiamo dato, che ha dato il pubblico ministero, e che credo che sia stata risolutiva anche la consulenza audiovisiva che ho introdotto come parte civile, perché ha fatto emergere in maniera ancora più chiara i termini fattuali e giuridici del concorso del Di Benedetto nell'azione criminale, cioè nell'accoltellamento.